l'agente del noto attaccante annuncia il suo arrivo a Milano. Il calciatore è da tempo sul taccuino di Milan e Inter, il punto della situazione. È sbarcato a Milano nelle scorse ore e ha postato una storia su Instagram, mentre passeggia per le vie del capoluogo lombardo. Nikos Mavromaras, fondatore e CEO di Axia Sports Management, società che gestisce la procura di Jonathan David, è in Italia e tutto lascia supporre che sia arrivato per il suo assistito. È almeno questo che molti tifosi di Inter e Milan stanno pensando in questo momento. D'altronde il canadese è da tempo sul taccuino dei rossoneri, ma il centravanti piace tanto anche a Beppe Marotta. Il contratto in scadenza nel 2025, fra poco più di un anno, rende Jonathan David un'opportunità da cogliere al volo, anche perché la sua valutazione è chiaramente crollata. Oggi il canadese può essere venduto per meno di 40 milioni di euro. Calciomercato Inter e Milan, il punto su Jonathan David. Il Lille, d'altronde, non può tirare troppo la corda, nonostante l'ottima stagione del giocatore, il classe 2000 di Brooklyn, dopo un avvio non facile ha ritrovato la sua vena realizzativa, così oggi è a 23 centri e 7 assist in 39 partite giocate. La speranza dei francesi è chiaramente quella che i club di Premier League possano tornare alla carica per il giocatore, facendo alzare il prezzo. Il suo sbarco a Milano può essere comunque un'indicazione, anche se al momento, come appreso dalla redazione, non arrivano conferme in merito ad un possibile incontro con i dirigenti del diavolo. Oltre ad un summit con l'Inter non è da escludere che possa esserci una chiacchierata anche con altri club italiani. D'altronde la Roma fra qualche ora sarà a Milano in vista della sfida contro il Milan,